Ora eccoci qui, Giorgio, rieccoci per la seconda puntata del discorso che facciamo prima in merito alla nostra marina della seconda guerra mondiale. Ma voglio raccontare un'altra cosa. Voglio solo aggiungere una piccola nota. Tu hai dimostrato, è vero, che gli inglesi, insomma, guardavano bene le carte geografiche e quando avevano un elemento di disturbo cercavano tutti i modi di farlo fuori. In effetti, a tal proposito voglio soltanto raccontare... Anche se questo era praticamente bloccato, anche se questo stava fermo lì, perché, come dicevo, disturbava i programmatori da tavolino. Sì. Però a questo punto è stato ampiamente dimostrato che i programmatori da tavolino avevano ragione e continuano ad aver ragione. Certamente, ma c'è di un'altra cosa, la faccenda della Bismarck, no? È emblematico, pezzi i tedeschi della classe Bismarck erano in procinto di farne tre, poi ne fecero una, ma l'ingegnere che progettò la Bismarck, come ha dimostrato Bandini facendo nome e cognome, cioè la Bismarck fu costruita nel cantiere di Kiel, la Germania nord-occidentale sul Baltico, questo ingegnere qua era una spia dell'intelligence service addirittura. Capito, caro Giorgio, dove erano arrivati questi inglesi? Avevano come spia... Questa cosa ci permette veramente di affrontare un altro problema, perché questo problema qui che tu hai sollevato è importantissimo per stabilire che i dati storici, non dico tanto le verità storiche, che incontro fino a un certo punto, che i dati storici sono quelli che poi risultano nei fatti. Ritengo meglio specificare questa cosa. Noi sappiamo che la marineria italiana era sostanzialmente traditrice e lo sappiamo anche per delle ragioni di asservimento ideologico e culturale che la marina italiana ha sempre avuto nei confronti a quell'inglese. Sì. Per una tradizione che risale alla regno delle due Sicilie. Sì. L'abbiamo già detto più di una volta, un solo ammiraglio si è permesso di disubbidire agli inglesi, era l'ammiraglio Caracciolo, l'hanno ampiamente impiccato, per il resto la ribellione nei confronti del potere anglosassone, attuata attraverso la rivoluzione e quella effimera repubblica che sotto l'input francese i napoletani erano riusciti a costituire con la Repubblica Partenopea del 1799, aveva riguardato prevalentemente popolazione di terra, non di marina. Esatto. La marina per tradizione era e continua a essere asservita agli interessi degli anglosassoni. Sì, in effetti ricordiamo... Fammi finire che è importante, prego, se non me la perdo. Prego. Così come la marina e la marineria francese è sempre stata anti-inglese, per ovvie ragioni. Sì. Per ragioni storiche. Esatto. Tant'è vero che ecco il punto in cui io invito i nostri amici di andare a guardare le cose come stanno. Il governo Pétain aveva preso a piene mani nell'ambito degli ammiragli e anche dei sottoposti, ma di gente della marina francese, per utilizzarli come prefetti nelle varie prefetture della Repubblica di Vichy, cioè dello Stato francese, dell'État français, capito? Esatto. Sì, sì, sì. Allora, se noi andiamo a vedere tutte queste strane coincidenze, vediamo in maniera molto chiara che esiste in Francia una tradizione marinara anti-inglese, comunque sia. Sì, che sì, poi sia successo che l'ammiraglio Darlan, che l'ammiraglio Darlan abbia cercato di fare le sue manovre e poi alla fine sia finito assassinato, è un'altra faccenda. Sì, sì. Però erano manovre che comunque tendevano a salvaguardare l'indipendenza marinara della Francia, esatto, attraverso la sua flotta. Ma non a caso tu hai parlato
di marina spagnola, sì, perché non a caso si tratta della stessa coincidenza. Esattamente. Perché Aboukir e Trafalgar erano contro la marina spagnola, che all'epoca, grazie alle alleanze volute da Napoleone, anche a seguito della conquista della Spagna, intendiamoci bene, sì, era passata a disposizione delle strategie marinare belliche dell'impero. Sì, in effetti, è chiaro, no? Dirti, esattamente, ero per prima, da parte della Bismarck, sto dicendo che le navi della classe Bismarck dovevano essere tre e non una, che l'ingegnere progettista si scoprì poi che era una spia inglese. Ma tu hai solo per capire una cosa, la Bismarck... Ah, dopo devo aggiungere... Aspetta, la Bismarck terrorizzò la Royal Navy. Infatti la terrorizzò perché a primo colpo fece fuori la nave, diciamo così, il gioiello, la corazzata Hood, no? Che a primo colpo, sì, in pochi non minuti. Era una corazzata, non era una corazzata. E cos'era? Era un incrociatore. Ah, Hood, un incrociatore, non era corazzata. Beh, comunque, non era anche perché... se era un incrociatore gigante. Sì, esatto. Era una grossa nave comunque, era una cosa orgoglio della Royal Navy. Era l'orgoglio della Royal Navy. Comunque sta dicendo che questo provocò negli inglesi una paura tremenda. Tu pensa un po', se anziché una Bismarck ce n'erano tre, non so quando va a finire. Anche perché certo, questa Bismarck era una nave, certo, insomma, tra l'altro, diciamo la verità, le più belle corazzate le hanno avute le forze dell'asse, non gli alleati. La Littorio, la Bismarck, certamente, e la Yamato, giapponese. La Roma. La Roma, beh, la Roma. Roma. Ma la Roma mica sempre la Littorio, è cambiata nome, o sbaglio? Esattamente, appunto, sì. Esattamente, sì. Ecco, quindi voglio dire, allora, farti capire, questo fatto deve far intendere, cioè la migliore ingegneria navale era delle forze dell'asse e non quelle alleate. E questo, tanto è vero che poi... Ecco, qui vorrei aggiungere questa cosa. Il fatto che questo progettatore avesse rapporti con gli inglesi non mi stupisce affatto. No, beh, però nei fatti progettava... Bene, non è che avesse progettato una nave che una volta varata sarebbe affondata. No, no, progettava bene. E come? Quando si parla dell'ammiraglio Canaris, che ovviamente teneva in piedi in 500 staffe, come tutti i capi dei servizi segreti, e si dice che Canaris era in collegamento per il tramite di quella linea politica e geopolitica, sì, nazista, che vedeva con positività l'accordo con gli anglosassoni, esatto, contro i comunisti. Esatto. Però mi si dice di una persona che il suo mestiere di spione l'ha sempre fatto bene. Al contrario di questi cialtroni maledetti di ammiragli che, oltre a non essere capaci di fare gli ammiragli, oltre a essere dei marinai da quattro soldi, erano anche al servizio del nemico. E questo è il punto. Questo è il punto grave, purtroppo. È il punto grave che non si vuole ancora capire e che ancora lo si vuole nascondere. E poi si inventano gli ultrasantoni e tutte quelle scemenze che sappiamo. E ha cacciato nel ridicolo per tanti anni la marina italiana. Certo. Io ritengo, io ad esempio, francamente, qualsiasi cosa faccia la marina italiana, lo dico con dispiacere, non lo prenderò mai in nessuna considerazione. Per forza. Perché ai miei occhi è completamente squalificata. Ma tu pensa che era d'uso della marina italiana che i nostri ufficiali, parliamo di quelli di sesso maschile, sposino delle anglosassone. Per esempio, fino a pochi anni fa... Oltretutto! Fino a pochi anni fa, il capo stato maggiore, esatto, il capo stato maggiore della Marina italiana, parlo 10 anni fa, aveva una moglie americana, con tante belle fotografie, tante capicce, cioè, vuol dire, che poi magari questa signora era anche potesse essere anche un agente della CIA, cioè, no, ma dico, guarda, siamo ridotti a questo punto. Esclude. Tu non lo puoi escludere. Ma no, ma che vuoi? È l'ammiraglio che è un coglione. Appunto. Non lo può essere mai la moglie dell'ammiraglio, no? Ma no, ma che sapete? Che moglie ammiraglio? Comunque questi sono i fatti. In ogni modo, stavo dicendo, adesso chiuso l'argomento, ho visto che mi ha fatto un libro prima della prima puntata, che abbiamo chiuso. Esattamente. Che il libro volevamo anche parlare di questa cosa. Volevamo anche parlare di questa cosa, però prima...
di questo, che è molto importante, facciamo una piccola dilazione su questo libretto. Vediamo. Informazioni, istruzioni per l'uso. È un libretto scritto come resistere al potere mediatico. Ah, allora, lo leggiamo per consigliare i nostri amici, no, se lo vogliono trovare, si trova anche, sono le edizioni di Altra Economia, le edizioni di Altra Economia si trovano nei negozi del commercio equo e solidale, generalmente. C'è un capitolo, come resistere al potere mediatico, siccome oggi poi soprattutto abbiamo avuto la possibilità di parlare appunto di questa capacità del potere attraverso i media di controllare l'opinione delle persone, è come se in passato non fosse successo così, ma insomma siamo andare, ognuno vive drammaticamente la sua situazione al presente. Purtroppo. Allora voglio leggere soltanto i sottocapitoli. Come resistere al potere mediatico? Diventare protagonisti. Selezionare, guidare, verificare, chiedersi sì. Il controllare la pubblicità, ricercare le fonti, decodificare, aprire le finestre di casa, far sentire la propria voce, piccolo e bello e di qualità. Il meccanismo pubblicitario e gli utili che permette a tutti coloro che vi operano si basa sulla disponibilità del pubblico utente di media a subire i convincimenti e prestare il proprio tempo all'ascolto del messaggio pubblicitario. Per calcolare quanto ognuno di noi finanzia la pubblicità bastano poche mosse. Vai sul sito della concessionaria di pubblicità del mezzo di comunicazione di cui fruisci, controlla il listino dei prezzi per inserzione, raccogli tramite strumenti quali Audipress, Auditel, Audiradio, Audiweb e Impe il dato di numero di fruitori del mezzo di comunicazione. Dividi il prezzo per tale numero e ottieni quanto vali in termini pubblicitari. È chiaro? Sì, certo. E questo è piuttosto importante perché, come ho detto, si tratta sempre, pur sempre, di sapere modificare i propri atteggiamenti. Se tu vai su un giornale che ti racconta certe balle, devi andare anche a vedere le pubblicità che pubblica quel giornale. Se le pubblicità sono loffie, non nel senso che sono poco credibili, ma portano tutto a interessi ben specifici, vuol dire che quelle notizie che il media ti trasmette sono fasulle. Esatto. Punto e basta. A questo punto vorrei far vedere un altro libro. Sì. È fondamentale, di Carlo Silvestri, Contro la vendetta. Ah, scommetto che Silvestri parla, scusa, scommetto che parla della vendetta, sì, del dopoguerra? Contro tutte le vendette in generale. Sì, però Carlo Silvestri è stato un grande giornalista ed è quello che fu giornalista del Corriere della Sera, l'era del delitto Matteotti, fu il peggior nemico di Mussolini. Infatti. Durante la Repubblica Sociale si avvicinò a Mussolini e riuscì a capire perfettamente che Mussolini non poteva essere stato il responsabile. Assolutamente no. Della morte di Matteotti. Ma lo sapevano gli antifascisti. Saverio Nitti sapeva tutto. Hai cominciato i comunisti, i quali non hanno fatto niente. Hai cominciato da Gramsci, il quale aveva intelligenza politica, aveva capito che poteva essere il vero responsabile. Come no? Io ti dirò di più. Sono arrivato a una constatazione, e lo ripeto, che Matteotti nella realtà, perché dopo la moglie di Matteotti fu ricevuta moltissime volte da Mussolini. È vero.
E che significa? Se Mussolini fosse stato il mandatario dell'assassinio di Matteotti, la moglie non sarebbe mai stata ricevuta da Mussolini. Ma è logico, dai! Ma poi scusami! A morte avvenuta! Ti posso dire una cosa? Se Mussolini avesse fatto fuori Matteotti, non avrebbe avuto né Pertini, né Nenni, né Amendola vivi, tutti morti già allora. Se avesse seguito quella logica stalinista, che tra parenti i signori qua sono meritavano, sono sempre meritati, visto le stronzate che hanno fatto e visto che hanno creato una repubblica di ladri, sì, di cui oggi vediamo gli effetti, no? Li vediamo oggi gli effetti, ma anche prima si vedevano, perché tutti facevano comodo chiudere gli occhi, invece oggi no, non puoi più far finta. Allora, stavo dicendo, già uno ha preso un minimo di intelligenza, avrebbe detto, ma allora se ha fatto fuori Matteotti, potrà far fuori anche gli altri che erano anche peggio di Matteotti. Invece non l'ha fatto, ma né per Matteotti né per gli altri. Ma addirittura, io parlo con Bandini. Bandini mi ha detto che quando ha dimostrato che i fratelli Rosselli non sono affatto stati uccisi su ordine Mussolini, ma neanche per idea, l'hanno fatto fuori, cioè l'hanno esiliato a Bandini. No, cioè, dopo che ho fatto il libro Il Cono d'Ombra, che tu hai anche tu, che ce l'ho anch'io, ebbene, dove dimostra, fatti alla mano, che le cose sui fratelli Rosselli hanno ucciso tutt'altro. Ma non potevano non essere così. Non poteva non essere così. Su questo argomento ha trattato a lungo anche Giorgio Pisanò. Sì, certo. Dimostrando in maniera molto chiara, mentre Bandini è andato più a fondo, certo, molto più a sul fondo, ruolo e le funzioni, chi è che comandava a distanza la cagoule. Esatto. Nel caso specifico di Pisanò ha documentato che i fratelli Rosselli, che erano tutto fuorché comunisti, erano dei ricchi borghesi, andavano scrivendo tutte le stragi di trotskisti e di anarchici che durante la guerra civile spagnola i comunisti avevano fatto. Ascoltami, diciamo chi erano i fratelli Rosselli. Chi erano i fratelli Rosselli? È inutile che lo diciamo, perché tanto non serve che lo diciamo. No, ma diciamo lo stesso, chi erano? Erano degli ebrei, ecco, di una ricca famiglia ebraica fiorentina, toscana, parenti stretti oltretutto di Moravia e anche di Montanelli, senza che ci fosse delle vere e autentiche ragioni di persecuzione, si erano a un certo punto trasferiti in Francia. Dalla Francia poi andarono, come tanti altri, chiamiamoli così, esodati, fuoriusciti dal fascismo in Francia, erano andati a partecipare alla campagna di Spagna, sì, nelle brigate comandate, anche lui proveniente dalla Francia, da Randolfo Pacciardi. Esattamente. L'opera, libro scritta da uno dei collaboratori, stretti collaboratori di Pacciardi, che era Carletto Penchienati, e le memorie di un'altra persona che io ho anche conosciuto, si chiamava Giorgio Braccialarghe, ci fanno capire in maniera molto chiara che tutti costoro, che tutto erano fuorché comunisti, sì, anzi Pacciardi è sempre stato un feroce anticomunista, nazionista anche, e loro si trovarono coinvolti in questi continui ammazzamenti che gli stalinisti facevano di anarchici e di trotskisti. Esatto, mentre tu prima hai detto che la cagoule era controllata, in effetti la cagoule era controllata indirettamente dall'NDKV. Esattamente. Il servizio segreto dell'URSS di Stalin. Ma io devo ringraziare proprio a tutte queste letture che ho fatto, perché a un certo punto ho capito perfettamente che le cosiddette brigate rosse tutto potevano essere fuorché rosse. Appunto. Perché il sistema è quello di far passare per un movimento, no?
un gruppo terroristico deve avere un'etichetta che è esattamente il contrario di quella che esattamente è e per il quale, per le forze per le quali opera, no? Esatto. Se io scrivo Brigate Rosse vuol dire che siete al servizio degli americani. È chiaro, no? Vabbè che nel caso specifico dell'ultima scontro che c'è stato in Italia, che è stato poi chiamato da uno dei tanti magistrati che hanno seguito la questione, l'hanno chiamato il golpe inglese, sì. Beh, lì c'erano sia le Brigate Rosse che le Brigate Nere, che erano tutti e due al servizio dello stesso potere. Ma questo è un altro discorso. Sì, sì, vabbè. No, controllava, gli dicevano quello che dovevano fare. Ma sì, era tutto la stessa regia. Dai. Sappiamo, è stato anche dimostrato come perché... di Mussolini. Io ti leggo un'altra frase di Mussolini che ti chiarisce esattamente perché questa democrazia non può che essere corrotta. Infatti. Questo è stato scritto nel 24. I nostri principi sono i principi più antichi e più semplici della vita economica. Un'amministrazione del denaro pubblico scrupolosa e misurata, che resista a ogni pressione demagogica, e un'e di sicurezza e di libertà nel lavoro. Bravo. Ecco cosa significa chiaro. L'antidemocrazia. Ecco cosa significa l'antidemocrazia. Esattamente. Bellissimo quello. Bellissimo. Molto bello. Caro per Giorgio. Cui la democrazia non può che essere corruzione, assassinio indiretto, persecuzione del più debole, traffico di carattere mafioso. E quello che vediamo. Poi intrighi massonici, chiesastici, tutti sti intrighi dietro la schiena di chi lavora e di chi sopporta tutte le angherie della vita per sopravvivere e far vivere la propria famiglia. Di chi sopporta il fardello della vita e anche il peso del cordone. Esattamente. Hai capito, allora, che ragione? Adesso ti dicevo... Carlo Silvestri capì sì. perfettamente sì. che Mussolini non poteva essere responsabile della morte di Matteotti e io vado oltre, perché siccome Mussolini non era un cretino e come ha dimostrato dopo i suoi rapporti con la moglie di Matteotti erano rimasti molto stretti, era evidente a questo punto che Matteotti avrebbe dovuto servire a Mussolini per creare un grosso problema nell'area monarchica, perché Matteotti avrebbe dovuto in Parlamento svelare certi traffici della monarchia. Sì, l'affare Sinclair, il petrolio albanese e non solo. Ma se Matteotti avesse messo in difficoltà il sistema della monarchia, chi se ne sarebbe avvantaggiato? Forse il Partito Comunista, che non contava niente, era già stato debellato? No. Forse quei quattro coglioni che si erano poi, che si sarebbero radunati inutilmente all'Aventino? Nine. Se ne sarebbe avvantaggiato l'unico potere presente in quel momento. Mussolini. Il potere mussoliniano e il fascio. Perché Mussolini, in effetti, lo voleva andare a fanculo fin dall'inizio, ma però non poteva farlo, capisci? Cioè, per ovvia ragione. Ma lui era sempre repubblicano. Ma è tutto il discorso. Dico, allora, se uno non capisce che nell'animo Mussolini era sempre repubblicano e socialista, non capisce sì. un cazzo la sua azione. Ecco. Esattamente. Grazie a tutti. Era adesso sempre leggo. Così. Allora, Carlo Silvestri si rese conto, in maniera molto chiara, che Mussolini non poteva essere... è stato il responsabile della morte di Matteotti e lo assecondò nell'ultima fase della storia e della vita di Mussolini. Esatto. Questo è uno dei libri più interessanti che Carlo Silvestri ha pubblicato nel dopoguerra, ne ha pubblicati tanti, sì. e varrebbe la pena che chi si interessa di problemi bellici e se lo leggesse, li leggesse qualcuno. Vogliamo quel titolo? Però qui c'è una qui c'è una considerazione che io però voglio leggere. Togli il titolo. È una cosa, ecco. Contro la vendetta. Contro sì, la sì, vendetta. Sì. Longanesi. Allora,
una considerazione piuttosto interessante che si sente perfettamente che che viene il pensiero di Mussolini. La Germania mirava alla conquista di una posizione egemonica in Europa. Sì. L'URSS mira ad una dominazione mondiale slava, valendosi ancora di quell'etichetta comunista che l'erede del pensiero di Lenin e di Trotsky, il Partito Comunista Internazionalista, denuncia quale il più turpe inganno che mai avrebbe potuto essere tentato contro gli interessi di classe dei lavoratori e contro la causa della rivoluzione socialista mondiale. Sì. Vero. È chiaro? Chiarissimo. È verissimo. Perché? Quando noi diciamo che il bolscevismo è una creatura diretta, per fili diretti, no? Degli USA. Del potere finanziario globalista ebraico, cosa dimostrata ampiamente anche ai giorni nostri, sì, sì, con l'asservimento totale dei post-comunisti agli interessi della finanza internazionale contro gli interessi del popolo italiano, noi diciamo le cose come stanno. E così è, e così è. Così è stato e così tutto adesso veniamo all'ultimo capitolo di questa nostra chiacchierata. Sì, perché dobbiamo chiudere un po'. Tu mi avevi chiesto di parlare anche di questo. Sì. Di Pacciardi. E la questione è questa. Ecco, raccontaci qualcosa su Pacciardi e poi chiudiamo. No, no, questo è Pacciardi, questo è Parri. Ah, Parri, scusami, hai preso Parri, no, sono confuso io, scusami. Ferruccio Parri, no, no, che è stato, non c'entra, scusa, niente, tra Ferruccio parentesi, Parri è stato anche ministro della difesa del primo del governo di Gasperi, giusto? Ma certamente, certamente, no, vabbè, ma è stato anche capo del governo. Ma era un nulla. Infatti allora, è stato sempre un nulla. Qui c'è una classica fotografia, in questa fotografia ci sono degli zeri nulla, perché in quella fila iniziale di questa parata al centro, che ha cose già fatte, lì qui ci sono due nullità, una è Parri, sì, al centro, che veramente poveraccio era una nullità, poi e l'altra c'è il generale Cadorna, eccolo qui, ti ricordi che il generale Cadorna andava sempre in giro con i pantaloni alla zuava? Sì, sì. Il generale Cadorna era in teoria a capo delle CNLAI Alta Italia. Sì, sì. Solo che quando fu intervistato un certo momento, negli anni 50 mi pare, lui disse con grande onestà, perché era anche lui un bravo uomo, non aveva certo la testa del padre, e dissi io non contavo un cazzo, e te credo, contavi un cazzo, per fortuna, ti vedi, se fossi contato qualcosa, sai i casini facevi. Allora, cosa è successo? Ferruccio Parri fu a un certo punto arrestato dai tedeschi. È vero. Che ne volevano fare merce di scambio, è vero che Wolf, l'abbiamo letto ieri, mi pare, no? Consegnò Ferruccio Parri. Sì, sì, certo. Ai servizi americani in Svizzera, no? Ma in quel periodo sono successe strane cose. La prima, che Ferruccio Parri, che ti posso garantire io, riuscì a scappare alla mano di qualcuno che non scherzava, e riuscì a scappare per una decina di minuti, ma anche perché in un certo senso era protetto indirettamente da Wolf. Poi tra l'altro questo a cui scappò Parri è finito poi al muro, l'hanno ammazzato, l'hanno fucilato a Ravenna. Questo Ferruccio Parri fu preso dai tedeschi e, vedi caso, fu preso non da solo, ma con una marea di documenti. Talché, mentre Parri, poverino, era lì trattenuto dai tedeschi, ecco qui il libro. Due mesi con i marxisti. Parri. Sì. Due mesi con i nazisti, sì. Certo. È stato tenuto dai nazisti. Come ti dicevo, c'era qualcuno che lo cercava.
e gli è scappato per un quarto d'ora. Ah sì? Vabbè. E chi era che lo cercava? E io l'ho conosciuto il padre di quello. E chi era? E quello era che... Scusa un attimo. Io posso dire. Fai vedere? La fuga di Montanelli a Giovanni dei Nazi? Questo è vero! Ma è certo! Vero. Ma certo, ma certo! È verissimo! Montanelli poi qui aveva la cosa di paglia, eh! Sai una cosa? Una storica svizzera di Locarno gli ha fatto le pulce a Montanelli e ha dimostrato che... fu aiutato ad andare in Svizzera. No, ma lui è bello che lui. È stato anche aiutato da Mike Buongiorno. Sì, che faceva i guardie. Sì, Svizzera. Mike Buongiorno faceva la spia per l'OSS americano. Collaborava. No, collaborava. Sì. Era un bravo ragazzo. Sì, è un bravo ragazzo. Aveva 18-19 anni. Allora, 20 anni era un vero signore. Era un vero signore, devo dire la verità, era un vero signore. Sì, signora, avrebbe potuto vantarsi di questo e di quello, non ne ha mai parlato. No, mai. Solo alla fine della sua vita è uscito da estrapolato qualcosa. Sì, e basta. E questo dobbiamo dire, ed è la grande signorilità. Ma certamente, ma Buongiorno su questo punto lo era veramente, perché lo so benissimo, perché ho avuto amici che hanno collaborato con lui, lo so, te lo dico veramente. Ma quello che devo dire, Montanelli, no? Si è fatto sempre apparire come martire, addirittura aveva detto pure che Pavolini lo voleva fucilare. Tu pensa scusa, se Pavolini poteva pensare una cosa, cioè, con tutti a parte il fatto che se Pavolini voleva fucilare andava a San Vittorio, faceva fuori, e lo poteva fare tranquillamente. Ma certo. In effetti poi gli scrisse una lettera, io con il mio amico Sedenari, a cui Montanelli si guardò bene e non rispose, chiedendo un confronto, perché non è vero niente, lui è stato aiutato a scappare dai tedeschi stessi. Certamente. Questa è la verità. Per i buoni uffizi del clero. Esattamente. Tra l'altro ci si mette di mezzo il generale finlandese Mannerheim, che era amico di Graziani. Poi la mamma di Montanelli era amica di Graziani, tutto un giro, e alla fine faceva andare via. Tutto qui. Ma poi la cosa più brutta. Per il principio fondamentale. Sì, se vuoi la soluzione si attacca cordone, appunto. Ecco, Montanelli invece no, ha detto un'altra balla. Lui aveva detto che il 28 aprile era a Milano a Piazza Loreto, non è mica vero, era ancora in Svizzera. Sì. E lui ha scritto un articolo, poi ha detto un'altra balla, aveva detto che quando era corrispondente in Finlandia, prima in Polonia aveva detto che aveva addirittura incontrato i Führer, cosa non vera assolutamente. Lui ha detto questo. Assolutamente. No, no, questo non vera. Quindi, assolutamente. Parliamo del 39 qua, 39, quando la Germania non era quando lì. Lui diceva che l'avevano mandato al confino, capito? Ma quale confino? Invece lui faceva la bella vita, esatto, come professore di italiano all'università di Helsinki. No, c'è da aggiungere un'altra cosettina. Lui si indispettì con il fascista quando gli negarono la direzione del Messaggero, che era dietro a Pavolini, che era lo spessore superiore a lui, e quindi fu Pavolini. Indubbiamente. Allora lui cosa fece? Per dispettirsi scrisse un articolo sulla battaglia di Guadalajara, in cui disse delle falsità facendo propaganda contro le nostre forze armate, con un falso, tant'è vero che l'associazione combattenti di legionari in Spagna di Piacenza ha voluto querelare Montanelli, addirittura l'ha sfidato, e Montanelli non ha voluto il confronto, anzi è ben guardato ad affrontarli, tra l'altro, signor Montanelli. Certo. No? Poi che succede? Che lui, indispettito, poi ha cominciato lì a fare il capriccioso, allora fu avvicinato a certi ambienti di Adolfo Tina, compagnia cantante, allora, quindi cominciò a fare l'antifascista, virgolette, che poi cosa fece? Andò da Bottai a reclamare un posto, e certo. Bottai l'accontentò mandandolo non a confino, nel senso a 10 lire al giorno come me, 10 euro di oggi, che sono a confino anch'io, voglio ripetere, sono a confino anch'io, nella stessa regione di Carlo Levi, purtroppo, mi trovo anch'io, ecco, però lui più 10 lire, io più 10 euro, cioè praticamente la stessa cifra, il rapporto dei tempi, insomma, siamo lì. Ecco, e allora Montanelli prese il posto di professore di italiano a Helsinki, grazie a Bottai, o meglio, ci sono loro, lo mandò lì.
Poi cosa fece? Attenzione bene, lui antifascista, ritorna in Italia, Italia in guerra, e fece il corrispondente per Quello della Sera. E il suo corrispondente, ecco, tra l'altro Montanelli, attenzione, fu testimone oculare di una riunione, diciamo così, quasi segreta, dei gerarchi che Mussolini mandò al fronte, i quali, anziché stare al fronte, c'era lì anche Bottaglia, anziché stare al fronte e darsi da fare per vincere la battaglia contro i greci, erano lì che confabulavano di come ha fatto crollare il regime. Hai capito? No? I nostri gerarchi, Bottaglia, erano lì, lui lo disse Montanelli in televisione, Rai 2, e lo disse l'8 settembre del 1993. Io me lo ricordo perfettamente perché in studio c'erano lo storico Lucio Villari, poi c'era Resle Felice, e poi c'era Giulio Andreotti, e poi c'era, a condurre la trasmissione, c'era il figlio di Caprara, il segretario di Togliatti, il figlio di Caprara, sì. E poi Montanelli si collegò da Milano e disse queste cose qua, lui le disse. Oh, uno domanda, ma che cazzo di antifascista è questo qua? E poi la domanda, ma come faceva il regime fascista, cioè Mussolini, a far scorazzare elementi traditori, nocivi alla patria, quindi nocivi all'interesse italiano, scorazzare il lungo e l'arco, e così tradendo senza nulla fare. E questa è una cosa che io purtroppo non riesco ancora a capirla. Certo. Ecco, questo è il punto. Allora, continuiamo su questa posizione. Allora, abbiamo detto che Ferruccio Parri, come c'è scritto qui, questo è un libro suo, stette 2 mesi assieme ai tedeschi. Ma che bravo! E consegnò una marea dei documenti. Dopodiché cosa è successo? Che i giornalisti Ugo Franzolin e Franco Maria Cervello, che scrivevano sul Meridiano d'Italia. Sì, dopo guerra, sì. Cervello è morto di recente. Sì. Era nipote del direttore del Meridiano, che fu assassinato perché indagava. Sì, 48. Esattamente. Indagava sulla Volante Rossa. Allora. Assassinato perché indagava sui fatti di Dom, ecco perché fu assassinato. Ma no, in teoria indagava sui fatti di Dom, in realtà cercava altre cose relativamente alla Volante Rossa. Sui fatti di Dongo indagano tutti. No, ma lui indagò sul denaro che fu rubato, i 21 miliardi. Ma certamente, era meglio se fosse andato a vedere da un'altra parte comunque, piuttosto che, no? Sì. Perché per anni noi ci hanno rotto i coglioni, noi ne abbiamo parlato anche ieri, no? Dell'oro, di tutte queste cose. Sì. Per anni ci hanno rotto i coglioni parlando del fatto che i comunisti si sono fregati l'oro di Dongo. Esatto. Non è un caso. Perché, no, attenzione, avevamo parlato prima delle stragi di anarchici e di trotskisti fatti dagli stalinisti, ma che queste stragi fossero poi legate al fatto che gli stalinisti, quando la Repubblica spagnola stava per crollare, si fossero portati dietro tutti i lingotti d'oro della Banca Centrale di Madrid, è un fatto certo, quindi noi anche lì dobbiamo arguire che certe morti fatte passare per morti ideologiche in realtà erano morti che servivano per altre cosucce. Esattamente. Sulla spartizione di certi lingotti d'oro. Allora torniamo qui al discorso, abbiamo chiarito anche questo, noi siamo convinti che le stragi staliniste in Spagna fossero dovute anch'esse in buona parte dai problemi dell'oro che comunque sparì dalla Banca Centrale di Madrid e arrivò invece alla Banca Centrale in Russia. La quale Russia, quell'oro lì, non l'ha dato mai più indietro, mai più. Sì, ma bisogna vedere che ce l'aveva, visto che uno degli azionisti di maggioranza era Rockefeller. Appunto. Qui si spiega tutto, caro Giorgio. E adesso vediamo, allora, cosa è successo. Cervello e Franzolin, che poi ha scritto un bellissimo libro intitolato Il Repubblichino, non so se l'ho tu l'hai letto, ce l'ho a casa io, ce l'ho qui, è molto, molto simpatico, inviato speciale della Repubblica Sociale Italiana, eccetera. Sì. E loro denunciarono questo fatto di Parri, no?
si sono permessi, si sono permessi di parlare male di Kpari, non ti permettere, vabbè, processo. L'idolo della resistenza. L'idolo. Allora, io leggo soltanto, no, è tipico, lui il personaggio sì, è tipico, sì, ma si può perdere. Un nulla, uno zero, poverino. No, ma poverino, veramente, nemmeno malvagio. Magari fosse stato malvagio. Allora, io leggo semplicemente l'indice schematico delle udienze, perché il resto non si sa. Dopo però è bene che le cose si sappiano. Abbiamo il tempo di chiudere. Va avanti. Sì. Fra poco, semplicissimo. Sì. Allora, 28 ottobre, lettura dei capi di imputazione ed incidenti procedurali. 5 novembre, incidenti procedurali. 6 novembre, interrogatorio degli imputati Franco Maria Cervello e Ugo Franzolin. Inizio della deposizione del PC Ferruccio Parri, incidenti procedurali. 10 novembre, fine della deposizione della PC Parri, richieste per la rogatoria dell'ex generale Alster, incidenti procedurali. 11 novembre, deposizione del teste Edgardo Sogno. Allora, l'eroico Edgardo Sogno, monarchico fino al midollo, essendo lui piemontese, piemontese tutti monarchici, che cosa aveva fatto? Stai ben attento. Siccome Parri era stato arrestato, Edgardo Sogno si traveste niente meno che da tedesco e tenta con un colpo di mano di liberare Parri. Sì, è vero. Allora, l'hanno subito preso, no? Questo è un coglione qualsiasi, l'hanno fatto passare per eroe, no. Il Robin Hood della resistenza. L'hanno subito preso. Allora, fosse stato un altro, lo pigliavano lì, lo mettevano al muro sul posto, no? Tu ti metti vestito da tedesco, te sparo in un occhio, no? Invece l'hanno trattenuto anche lui, bravo bravo, buono buono, capito? Sì. E questa è la resistenza, la vera resistenza, questi erano i veri resistenti, gli altri non esistono proprio. Esattamente. Banditacci, banditacci, uscite fuori l'ultimo minuto per ammazzare un po' di gente e depredare quello che potevano depredare, come avviene sempre in questi momenti. Non farmi vomitare, se vomiti anche tu, non ricordiamo certa centaia, certa merda. Perché... come insegnano sì. In Libia, come insegnano in Iraq, come in Siria. Insegnano in Siria. Allora, deposizione del teste Edgardo Sogno, inizio della deposizione del teste generale Raffaele Cadorna e incidenti. Ti mai Raffaele Cadorna? Quello appunto. Che aveva detto io non contavo un cazzo. Appunto. Ma è vero. Non è vero. Che ha detto non contavo un cazzo perché l'hanno preso e gli facevano l'interrogatorio i tedeschi. No, l'ha detto 10-15 anni dopo, poveraggio. Cioè, ma hai fatto un cazzo. Metto la verità. 12 novembre, fine della deposizione Cadorna, richiesta di incriminazione del teste per presunte offese rivolte alla difesa, incidenti vari. Oh, allora, vogliono incriminare Cadorna, per presunte offese rivolte alla difesa, quindi. Ma. Deposizione dei testi, onorevole Achille Marazza, onorevole Luigi Longo, onorevole Sandro Pertini, onorevole Giancarlo Paietta, avvocato Alberto Contantini e Mario Donatelli, incidenti vari. Ma che bella gente, uè. Tutti i nomi d'uomo questi qua. Ma che belli. Testi. Illustri tutti italiani. Come testi. Tutti come testi. Sì, ma tutto, cioè, no, dico gente illustre. Dovremmo fargli monumenti, no? Che pensi? Novembre. Sì. Deposizione dei testi. Dottor sì. Enrico Mattei, ah. Colonnello Vittorio Palombo, Barone Luigi Parrilli, ci stanno tutti, Giulio Bertonelli, Maggiore Mario Argenton, Colonnello Aldo Beolchini, scusami. Dottor Giorgio Agosti. Scusami, il più scadente del testimone lì è Enrico Mattei, è il più scadente, gli altri sono sì, grandissimi. Allora... Aspetta. Generale Alessandro Trabucchi, avvocato Fausto Cossu, comunicazione lettera dell'ex capitano delle SS Franz Schwinghammer. Schwinghammer. 18 novembre. Di che anno? 18 novembre di che anno?
La causa, dunque, la causa... Novembre? È 48, cos'è? O 50? No, pare attorno agli anni 50, perché sì, vabbè. Poi la pubblicazione è andata avanti, vabbè. E quindi sì, no, dico, questa è la classica serie... fotografia che ha fatto bella il gente. Giro del mondo, lì. Sì, è elencata una serie di padri della patria, il più scadente era Mattei, cazzo, perché com'è Mattei? Sì. Il più scadente era Mattei, lì, poverino. Esatto, lui era indegno lui di stare lì, era indegno Mattei. Esattamente, indegno, ma secondo me, scusa, Enrico Mattei quando l'ha chiamato, cioè, diciamo, se l'ha fatto così col naso, no? È entrato dentro e ha parlato col naso chiuso. Sì, sapeva di petrolio, appunto. Profumava di petrolio, come quello che aveva fatto quel profumo femminile a base di petrolio e odore di scoreggia. A proposito di Enrico Mattei, ti voglio raccontare un episodio. Io avevo un pilota personale, Attilio Teruzzi, asso dell'aviazione della Repubblica Italiana, lo sai, no? Certo. Ecco. Certo. Insomma, Mattei, nel segreto, era un mussoliniano cripto. Ma certamente, ne sono anch'io convinto. No, in ogni caso, molti fatti lo loro, dimostrano poi. Tutti quelli che si potevano avvalere di piloti validi non potevano che avvalersi di piloti della Repubblica Sociale, perché erano piloti che erano soliti affrontare con una caccia anche male armato centinaia, e non dico 10, centinaia di aerei. E Teruzzi era un asso. Teruzzi era un asso dell'aviazione repubblicana. Sì. Tra l'altro c'è anche un bel libro di Nino Arena sulla nostra aeronautica repubblicana. Sì. Un bel libro. Esattamente. Nino Arena, esattamente. Che purtroppo è morto pochi anni fa. Arena sulla Forza Armata della Repubblica Italiana andrebbero riletti, perché sono talmente documentati. Nino Arena era i tre volumi di Parà. Sì. Pubblicati da Giorgio Pisanò. Sì. Allora. Deposizione del teste dottor Ferruccio Lanfranchi. Domande da sottoporre al teste Wolf. Yeah. Ecco che compare il signorino. È quello che l'aveva protetto, che già figura solo come teste, doveva stare incarcerato con tutta la responsabilità, no? Noi l'abbiamo già detto ieri, altri giorni. Sì, sì. Dei vari tradimenti di Wolf, ecco che qui si presenta come teste. No, tutti galantuomini, tutti galantuomini, solo Mattei lì non stava bene, te l'ho già detto, tutti galantuomini, ma scherzi. Esattamente, no, te senti. No, galantuomini o uomini galanti? Uomini galanti. Ecco. Traduzione giurata della rogatoria del teste Allen Dulles. Ecco, pensa a te, che giuramento! Il vero burattinaio. Ma che giuramento può fare questo? Lo spergiuro, no? Il giuramento. Dai, ma come si fa? Deposizione dei testi. Dottor Laura Zanetti, Eugenia Dallaiti, Carlo Ancillotti. Inizio della deposizione del teste Luca Osteria, incidenti vari. Prosecuzione, siamo al 25 novembre, e fine deposizione Osteria, deposizione del teste professor Pietro Bucalossi. Ecco un altro grande, Bucalossi, tu sei giovane, non ti dice niente. Ma io no, lo ricordo. A me mi dice la legge Bucalossi sulle costruzioni, un'altra cosa. Bravo, la legge Bucalossi, certo. Allora, 26 novembre, comunicazione della traduzione giurata della lettera Schwinghammer. Deposizione dei testi, maresciallo di pubblica sicurezza Arturo Pogliani e professor Enzo Boeri. Inizio della deposizione del teste, ingegner Fermo Solari, incidenti. Tutte le volte sono degli incidenti. 1 dicembre, per prosecuzione fine della deposizione Solari, incidente tra la difesa e il pubblico ministero, deposizione del teste Leo Valiani. Bene, pure Leo Valiani c'era, ecco, cacchio, scusa, se c'era Leo Valiani era il massimo.
No, basta, non dire più niente, fermati lì, basta, va. È rimasto poco. No, basta. Deposizione dei testi, colonnello Antonio Usmiani, ragionier sì. Cipriano Zavanella, Carlo Caracciolo, tanto per fare dei nomi, Carlo Caracciolo. Incidenti sulle deposizioni Zavanella e Caracciolo e richiesta di incriminazione respinta dal tribunale. Ultimo. 9 dicembre, richiesta di rinvio del dibattito per incompetenza territoriale del tribunale giudicante. Testo della sentenza di rinvio alla Procura di Roma per competenza territoriale. Ho capito. Vabbè. Dopodiché abbiamo detto tutto e quel tutto è semplicemente concluso così. Sì. Chiaramente è pura e semplice diffamazione, perché ti immagini, parli un eroe come lui che collabora con i tedeschi. Ma non sia mai un eroe. Ma giammai, pensa ma no, che ma tutte dai, le sette, in due mesi, tutte le sere, ogni sera, prima di andare a letto, gli strappavo un pelo dal culo. Esatto, così. Quindi una tortura terribile per due mesi. Per due mesi. È vero, lasciamo stare, va. No, senti, carissimo. Per due mesi ci andava Eichmann ogni sera. Eichmann ci andava, sì, ma no, lui è amico di tutti, parli. Lui girava gli tirava un eroe della patria meno. Scusa, il padre della patria, Pertini, Parri, Togliatti, Amendola, Longo, mi raccomando Longo, poi non so, poi ci aggiunge anche Leo Valiani, quella Madonna, il quale disse a De Felice, Alessandro, presso la biblioteca Feltrinelli metà anni 80, disse: giovanotto, sappi che dalla morte di Mussolini non saprà mai la verità. E disse: gli inglesi fecero spartito e noi suonammo la musica. Disse Leo Valiani allo storico Alessandro Felice. Leo Valiani, giustamente, parlava di musica, nel senso di un coro di voci bianche. Sì, perché lui non poteva si riferiva ai fatti di Dongo e di soprattutto di Giulio di Mezzegra. Sì, d'accordo, sì, però voglio dire, queste persone qua, tanto erano inermi, tanto erano inette, tanto erano zero, che non avrebbero potuto, ancorché volendolo fare, mai potuto alzare una pistola contro uno come Mussolini. Ma Mussolini se non avevano l'ordine, ma lo sappiamo già questo, non potevano farlo. Appunto. Perché l'ordine venne da Wall Street, trasmesso a Churchill e Churchill a loro, e loro hanno seguito, questa è la verità. È come dimostra, attenzione questa, come dimostra un'intercettazione telefonica transatlantica fra Londra e Washington fatta dai tedeschi. La conversazione telefonica avvenuta il 29 luglio del 43, attenzione, 4 giorni dopo il 25 luglio, esattamente. Chiaro? Detto tutto. Bene, caro Giorgio, allora ci salutiamo per il momento. Abbiamo fatto un bel purrì di roba qui, e questa è la seconda puntata. E un saluto ai nostri amici, dicendogli ai nostri amici che ci vogliamo dire: ma ragazzi, armatevi, dobbiamo partire. Nel nome di Parri e di queste persone qua, sì, esatto, sia sempre questo il motto. Sì. E se vuoi la soluzione, s'attacchi al cordone. Esattamente. Perché sì, qui chi era che mancava qui? Ma qui Don Longo mancava. Vedi? Bicchierai, quello che tradì Mussolini per conto di Schuster, Bicchierai. Sì. Ma a proposito, scusa un attimo, Giorgio, per concludere, a proposito di Bicchierai, mi risulta, non so se un attendente di Schuster, un prete, che no, quando era, vide era piazza... un preconsolo no. del codazzo. Aspetta, quando questo prete vide un monsignore, insomma, che era la curia milanese, vide lo scempio di Pensato Retro, andò da Schuster dicendogli di intervenire per far finire quello scempio, e Schuster non fece nulla. Certamente. Lavandosi le mani, peggio di Pilato, molto peggio.
No, come un gesuita. Esattamente, come un gesuita, bravo, l'hai detto. E anche lui è un gesuita. E anche lui adesso, dove si trova, si attacca al cordone. Ecco, anche lui, esattamente. Anzi, specialmente lui. Esattamente, con quella faccia che da merda. Se la scena di Mussolini, quando vede Schuster, no? Lui sentiva quella puzza di pretaccio traditore, no? Sì. E si andò via subito, perché ha capito che era presa in giro. Questo è il punto. Va bene, Giorgio, allora, alla prossima, ti saluto. Aveva capito che aveva messo la testa nel cappio. Esatto, bravo. Capito cosa aveva capito. Eh sì, peccato che l'ho capito 5 anni prima. Devo capirlo 5 anni prima e comportarsi in tutt'altra maniera, non fare il bonaccione. Questo è il punto. Esattamente. Esattamente. Ti saluto e a presto. A presto, a prestissimo. E viva lui, ciao. Lui. Sì, lui, sì. Lui. Quando c'era lui, caro lei. No, e viva lui anche Cordone. Sì. Ciao. No, ciao. Cordone c'era lì, Sì che c'era, caro. Quello era sempre all'altezza della situazione. E non faceva uso di farmaci strani. No, assolutamente no. Era tutto prosciutto, salame e bicchiere di vino giusto. Esattamente, esattamente. No, sì. Però roba genuina parliamo. Era tutto lievito naturale. Era tutto lievito naturale. Bravo, l'hai detto. Ciao.